nuova partenza in questo rilancio dell'autodromo di Sias, di tutta la passione che stiamo vivendo. Dopo questo filmato, facile parlare di passione perché credo che vi abbia emozionato dentro. Vorrei riprendere tutto questo con una frase di Enzo Ferrari che ha detto: non è possibile descrivere la passione, la si deve vivere. È quello che mi ha spinto a partire in questo percorso. Monza è un bene, come ha detto il sindaco Scanagatti, un bene del territorio, anche Fabrizio Sala, l'assessore, è un bene del territorio, bisogna rilanciarlo. È una pista che ha tre punti cardine per quanto riguarda la storia: 78 edizioni del Gran Premio d'Italia, 40 edizioni del Gran Premio delle Nazioni di motociclismo, e speriamo che appunto questo possa avvenire anche nel prossimo futuro, di rivedere le moto qua, e 37 edizioni della 1000 chilometri. Sono tre gare che vi danno un'idea di quello che è la storia di Monza. Aggiungo, per gli appassionati veri e per il lavoro che è stato fatto negli ultimi anni, anche, concedetemi, il Rally di Monza, che ha creato una sua storia, un suo percorso. Io ci ho partecipato alla prima edizione, quando addirittura, non avendo i soldi, molti piloti si dividevano la macchina nella guida. Mi ricordo di piloti monzesi, Fabrizio Barbazza, Marco Spinelli, che io stesso, non avendo la capacità di poter coprire il budget, pur di esserci, facevamo anche il copilota. Voi sapete quanto è difficile per un pilota stare di fianco. Adesso mi sono messo la guida dell'Automobile Club di Milano, è successo nel luglio dell'anno scorso, sono passati 8 mesi, non è facile, è un'esperienza che va a completare tutto un percorso che mi ha visto prima pilota. Ancora lavoro, come sapete, per la RAI, quindi tra virgolette commentatore televisivo, giornalista, ma non mi ritengo tale. Non perché non abbia rispetto per i giornalisti, ma perché non ho una firma così importante, per cui chiudo questo percorso con questo passaggio dirigenziale che, come dicevo, non è facile, è complicato perché si vede l'autodromo di Monza, ma in realtà l'Automobile Club ha quattro società: l'Automobile Club Immobiliare, i servizi assicurativi, la service, che è il front desk, quindi quello che si dà agli utenti per quanto riguarda i rinnovi per i documenti, patente, bolle, quello che voi sapete, e poi SIAS. È uno scenario dove bisogna entrare all'interno di questo meccanismo e riuscire a fare un percorso che sicuramente non è facile, anche perché arriviamo da un passato che non ci ha aiutato, non soltanto in SIAS, ma in generale, nel senso che la situazione che si è creata a livello nazionale, comunque di quelle che sono le economie predisposte per poter poi partecipare anche in maniera associativa, per esempio, al club, oggi vengono un po' a mancare, quindi bisogna fare un rilancio globale di questa situazione. La Formula 1 è sicuramente il punto cruciale, l'abbiamo detto più volte, cruciale perché sappiamo quanto Ecclestone sia tutto sommato non disponibile a guardare questa storia o a sentire questa storia. Bisogna fargli cambiare idea e faremo un percorso tale per cui arriveremo poi a dare le giuste proposte, perché siamo in due, dobbiamo dialogare, dobbiamo trovare il modo per avere una giusta ripartizione di quelli che sono costi e benefici. Sembra di essere diventato un major, non mi ritrovo più, non mi ritrovo più veramente. Una volta guidavo e basta, adesso. Però ecco, con Ecclestone arriveremo sicuramente a trovare nei prossimi mesi un dialogo, lo stiamo facendo. Gli ultimi accadimenti, cito soltanto, ma lo sapete meglio di me, ma giusto per cronaca, la cancellazione del Gran Premio di Germania, che può essere, se lo vogliamo leggere, un bicchiere mezzo pieno e mezzo vuoto. Mezzo vuoto perché, come ho detto prima, Ecclestone non guarda in faccia nessuno. Abbiamo una Mercedes che ha vinto il mondiale, Sebastian Vettel che vince con la Ferrari, pilota tedesco, quindi ha rianimato un po' il mondiale, però lui è andato per la sua strada. Mezzo pieno, che da questo punto di vista possiamo dire che tutto sommato questa cancellazione darà maggior possibilità a noi, perché i tifosi che dovevano andare in Germania a vedere il Gran Premio si spalmeranno tra Belgio, Austria e Italia. E siccome noi siamo attrattivi in questo senso,
spero che i tifosi, come del resto questa sala, io non mi aspettavo, avevamo predisposto 300 sedie, le avete occupate tutte, avete occupato anche le parti laterali, qualcuno forse là dietro si sta alzando sulle punte dei piedi per cercare di vedere. Ecco, io vorrei tanto che ci fosse la divulgazione di questa passione per far ritornare i tifosi qua a Monza e poter riempire le tribune così come questa sala. Questo è il messaggio che deve passare da voi, dove noi ci impegneremo con tutta la squadra a creare il presupposto che ci siano anche le possibilità, e questo è quello che vogliamo fare qui a Monza, con SIAS, con anche la parte di supporto di Milano. Mi permetto di salutare anche i componenti dell'Automobile Club di Milano per quanto riguarda il consiglio direttivo. Abbiamo qua Pietro Meda in prima fila, Marco Coldani me lo sono perso perché c'è tanta gente, ecco là dietro, e non è riuscito anche Enrico Radaelli, che è da qualche parte anche lui, perché ovviamente c'è stata tanta attenzione per questa conferenza stampa. E colgo l'occasione invece per passare a presentare quelli che sono i componenti del CDA di SIAS, e quindi chiamo la dottoressa Alessandra Marzari, che può venire con me sul palco, Massimo Ciceri, che è anche lui per la fila, Enrico Radaelli, che ripeto non lo vedo più, si è nascosto da qualche parte, arriverà nell'attesa. Dell'Orto, il presidente per ultimo, no, li chiamiamo anche dell'Orto, no. Vieni. Pensavo di dire. La domanda va spontanea, nel senso che io ho già raccontato un po' il mio percorso. Dottoressa Marzari, perché di questo coinvolgimento? Io intanto saluto, ringrazio il Comune di Monza e il Comune di Milano per la fiducia nelle persone dei sindaci. Io sono stata nominata appunto in questo CDA proprio in rappresentanza di questi due comuni, mi fa molto piacere per l'unità con cui si sono espressi. Sono stata nominata credo per la mia esperienza sportiva, che è un'esperienza che è stata caratterizzata negli ultimi anni, che sono stati 10 totali, da una grande valenza rispetto a quelli che sono i valori, e questo credo che sia assolutamente pesato nella scelta della mia persona. E poi anche per la mia esperienza di gestore del palazzetto comunale di Monza, grande bene di questa città, non così importante come l'autodromo, ma sicuramente importante per questo territorio. Penso che chi ha un po' di esperienza per un bene comune debba dedicare del tempo. Spesso in questa zona persone straordinarie con grandi capacità si occupano poco della cosa pubblica, e penso che questo in qualche modo debba nel prossimo futuro cambiare. Grazie. Massimo, come andiamo via di sci. Buongiorno a tutti. Sono nato e vivo a Monza, vivo a 300 metri dalla curva parabolica, la mia azienda è a 2 km dalla palazzina dei box. Mi è stato chiesto di dare una mano. Io sono orgogliosissimo di essere monzese, affezionatissimo all'autodromo, non potevo dire di no, sono contentissimo di far parte di questa avventura, conosco Andrea Dell'Orto da bambini, siamo amici di famiglia, ne apprezzo tantissimo le capacità sia manageriali che imprenditoriali, per cui con lui a capo la sfida si fa molto interessante, non potevo tirarmi indietro, cercherò di fare quello che è nelle mie capacità per aiutare il rilancio di questa meravigliosa struttura. Solo saluto, poi dopo c'è. Sì, prego. Ma anticipo un po' quello che avrei detto prima. La sfida è molto importante, quindi io come imprenditore, quindi erede di un'azienda che opera da più di 80 anni nel campo, come appassionato e anche come cittadino ho sempre avuto a cuore l'autodromo di Monza e l'ho visto come un patrimonio eccezionale che meritava di essere rilanciato e portato ai livelli che li compete. Quindi come farlo?
vedevo bene il fatto che per farlo bisogna mettersi in gioco. Diceva giustamente il sindaco prima che bisogna passare dagli slogan ai fatti. Quindi noi abbiamo deciso, io in primis ho deciso di farlo e penso che questo sia una situazione positiva per tutti, perché comunque quando ci si mette la faccia poi si è pronti a raggiungere i risultati e anche ad essere misurati. Grazie. Grazie.